Beh, ragazzi, oggi ci troviamo in compagnia del mio iPhone. Perché del mio iPhone? Perché vi voglio far vedere la TouchPal. È stato aperto proprio oggi, stamattina, l'alpha testing, il beta testing, comunque questa è una versione alpha, e quindi mi è stata data la possibilità, ovviamente a diciamo persone selezionate, insomma, che hanno fatto richiesta, di scaricare una versione alpha per testarla. La TouchPal funziona così: tramite Test Flight si scarica questa applicazione, ovviamente ripeto non è per tutti, e l'applicazione è nulla, cioè non c'è nulla, vedete TouchPal Keyboard iOS 8 Alpha 0.1 e niente, praticamente l'applicazione è così, non c'è nulla, perché a quanto pare le applicazioni per le tastiere, perlomeno per adesso nella beta, funzionano in questo modo: si installa un'applicazione e l'applicazione poi va ad installare, ad aggiungere una tastiera, ok, la trovo, tastiere 1, si fa aggiungi, c'è TouchPal Keyboard. Per adesso è solo in inglese, è importantissima questa cosa, è solo in inglese, e ovviamente verranno aggiunte tutte le lingue, però l'alpha testing si fa solo in inglese. Come funziona? Funziona nello stesso identico modo nel quale funzionerebbe per Android, se non con qualche piccolo bug che ovviamente è presente perché si tratta di una versione alfa. Quindi quello che vedete è tutto in fase di miglioramento. Io cerco di mettermi un pochettino comodo, perché è un po' relativo stare comodo con la telecamera di fronte, comunque ci proverò, allargo un pochettino. Allora, vi faccio vedere, funziona praticamente a swipe. Allora, innanzitutto può funzionare anche così: se io scrivo "Hi guys", vedete, lui mi... ok, scritto male, di qua, "Hi guys", lui mi corregge e mi predice un pochettino il testo che io sto per scrivere, insomma. Però c'è anche lo swipe, quindi se io scrivo "Hi guys", in teoria dovrebbe scrivermi, riproviamo, io sto scomodissimo, vedete che funziona senza problemi. Non vediamo nel cursore quello che stiamo scrivendo, anche quando stiamo scrivendo lo vediamo solo qui, non so se è una cosa che verrà sistemata poi oppure se il funzionamento è proprio questo. Io cerco di appoggiarmi per scrivere una cosa un pochettino meglio, perché io non sono molto fan delle tastiere swipe, comunque diciamo che lo proviamo tranquillamente scrivendo, scrivendo qualcosa. What's the... "What's the weather like today?" Non so come si fanno i simboli, perché ci sono questi simboli disegnati qui sulla tastierina, vedete, sotto la B, la N, la M per esempio, e però si fanno tramite questo tasto qui, che ci permette poi di aprire i numeri, il tastierino numerico, i simboli, le virgole, eccetera eccetera, vedete, ecco qui. E niente, proviamo a scrivere un'altra frase. Typing volevo scrivere, comunque vedete che un pochettino c'è qualche piccolo problema, ma no, nulla di che, sono anche io abbastanza incapace. Comunque riprovo a scrivere la frase di prima, che magari mi riesce più comodo scriverla. Quindi, predizione discreta, c'è da fare un po' di premesse. Allora, anzitutto, già l'ho detto, ci troviamo di fronte a un alfa. Poi l'engine, quindi il motore di riconoscimento, è un motore che lavora più o meno al 20-25%, perché è un motore vecchio che è stato implementato in questa versione alfa, verrà migliorato con le prossime versioni. Ovviamente noi non faremo altro che continuare a tenervi aggiornati, però la cosa interessante è questa, comunque, che noi possiamo utilizzare la tastiera, non gli emoji, ecco qui, possiamo utilizzare la tastiera se ci riusciamo. Vedete che c'è più di qualche problemino qui, siamo ancora in beta, questa è iOS, però questa è la tastiera di iOS per esempio, e si sposta, adesso ritorniamo, eccola qui, se andiamo su italiano ritorniamo sulla TouchPal, che però è in inglese. Quindi ancora tutto lavoro in corso, però interessante, sarà interessante vedere anche le tastiere concorrenti come Swipe e soprattutto come SwiftKey. Per adesso è tutto, al prossimo video, ciao!